Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog super piovoso. Oggi è domenica 28 ottobre. Stanotte c'è stato il cambio dell'ora, noi non ce ne siamo neanche accorti, cioè ce ne siamo accorti praticamente a metà mattinata. Allora, sono le 10 del mattino. Io ho questo herpes che non vuole più andare via, è osceno, orribile, ma non se ne vuole andare. E come al solito è domenica, la domenica noi andiamo in giro. Adesso stiamo andando al Bennett perché, come al solito, mio marito si deve tagliare i capelli, lui va ogni due settimane, e vediamo se riusciamo a farli tagliare anche a Marek. E niente, ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Rieccoci, allora aggiornamento alle... aspettate che guardo sul cellulare. Alle 4, io ho quasi finito di pulire, sono un po' in alto mare perché devo ancora fare il ragù, perché stasera, forse non ve l'ho detto, stasera vengono ospiti e quindi ho dato una bella rinfrescata alla casa, non vi ho fatto vedere nulla perché era davvero un caos e avevo veramente tantissime cose da fare. E, avete visto, siamo stati da Bennett Risparmio Casa, ho trovato i giochini che cercavo da tantissimo tempo a Marek e vi voglio segnalare che da Risparmio Casa tutti i giochi, tutti sono scontati tra il 20, il 25%, il 30%, e vi conviene andarvi a fare un giro. Io gli ho preso il regalino per il compleanno, noi per il compleanno volevamo prendergli il Chicco Rodeo e bevo il caffè nel frattempo. Però l'abbiamo visto ieri al Carrefour, il Chicco Rodeo, e costava 78 euro. Quello che costava, comunque avevo intenzione di prenderglielo. Poi invece siamo stati dal Risparmio Casa e abbiamo visto che come prezzo fisso costa 58 euro e non 78, quindi già 20 euro in meno del Carrefour. In più era scontato e l'abbiamo pagato 43 euro. Il problema è che lo volevamo mettere in garage, incartarlo e poi darglielo il giorno del compleanno, ma in realtà Marek l'ha visto, era con noi, non sappiamo come fare per non portarcelo, però eravamo lì, avevamo paura che finissero e quindi l'abbiamo preso subito, l'ha visto e l'ha voluto aprire. Però quello vale come regalo di compleanno. Stessa cosa per la pista del trenino della Clementoni, che è bellissima, mi piace un sacco, e anche quella era regalo di compleanno, ma ovviamente ha voluto aprire tutto, non importa, tanto il giorno di compleanno se non apre i nostri regali non succede nulla, lui mica sa chi gliel'ha fatti, quindi a lui basta aprire i pacchi. Poi quindi va bene, per il compleanno siamo a posto così, abbiamo preso il Chicco Rodeo e la pista dei trenini. Poi ieri al Carrefour gli abbiamo preso anche un'altra cosa, gli abbiamo preso la macchinina telecomandata, quindi basta giochini per adesso perché ne ha veramente tanti. E poi ho preso un set di piatti bellissimo, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Sono stupendi, siccome l'oro e il nero quest'anno vanno tantissimo e casa mia di oro e nero c'è niente, però fare una tavola oro e nero non ci vuole nulla. E ve ne faccio vedere uno,
sono stupendi, cioè sono bellissimi, li adoro, meravigliosi. Questi li ho pagati 24 euro al posto di 35, mi pare che ci sia lo sconto su tutto se non ho capito male. Infatti lunedì o martedì voglio andarmi a fare un giro da sola, senza mio marito che mi... per ogni cosa mi fermo, che ti serve, non ti serve, però vabbè. E niente. I piatti li abbiamo presi al volo, anzi, i piatti seriamente, in realtà mi ha detto lui, prendili, guarda che belli, i piatti che piacciono a te. Siccome mi piace cambiare spesso la tavola, ho già vari piatti diversi, questi qua mi piacciono tantissimo. E niente. Allora, io siccome ho ospiti, adesso mi metto a cucinare, fra una decina di minuti, perché devo finire di rassettare tutto, e vi faccio vedere. Ho intenzione di fare una bella lasagna al forno, col ragù fatto da me, però forse avete già visto come ho fatto la lasagna una volta, però non importa, ve lo faccio rivedere. Facciamo la lasagna al forno, poi facciamo le ali di pollo impanate, sempre al forno però non fritte, impanate, e poi come contorno volevo fare o delle patate al forno, non so, adesso vediamo qualcosa di carino. E come aperitivo ho due opzioni, o apro un bel pacchetto di patatine da stuzzicare così con due crudini, oppure faccio i salatini di pasta sfoglia. Non lo so, sono un po'... vediamo quanto sono in ritardo. Come dolci, in realtà volevo fare una bella tortina, però mio marito ha insistito per prendere le paste lì al Bennett. Sono buonissime, le prendiamo spesso, sono veramente, veramente ottime. E ha insistito per prenderle, quindi abbiamo preso dei pasticcini semplicissimi. C'erano dei pasticcini carinissimi di Halloween, però non ho voluto prenderli perché non mi sembrava il caso, non lo so. E nulla, ragazzi, adesso cerco di darmi una mossa e ci vediamo fra poco. Vi ricordo che voi vedrete questo video domani. Quindi giovedì di questa settimana, dal momento che uscirà il video speciale su Halloween. Quindi mi raccomando, non perdetevelo, vi farò vedere la festicciola che preparerò a casa mia, dove parteciperà anche Anna Gloria con i bimbi, e sarà tutto a tema Halloween. Faremo dei giochini con i bimbi, insomma sarà un semplice vlog dove però vi farò vedere una casa tutta ad Halloween. Basta. Le ali di pollo impanate al forno, oggi volevo provare, è la prima volta che lo faccio, a impanarle con le patatine. Quindi ho preso della farina, delle uova e delle patatine sbriciolate, le ho sbriciolate tutte. Allora, adesso vi faccio vedere più o meno il procedimento. Allora, queste qui io me le sono fatte tagliare da mio marito, però ovviamente in commercio le vendono insieme, ragazze, però voi potete tranquillamente tagliarvele, è semplicissimo. Allora, le passo prima sulla farina, scusatemi se non vedete bene, è lì, se non vedete bene, ma non ho il cavalletto, e quindi faccio come posso. Le passo nella farina, così le infarino bene. Andiamo.
poi dalla farina le passo all'uovo. E dall'uovo le passo alle patatine. Ecco qua. Poi le appoggio su una teglia perché non vado a cuocerle immediatamente, quindi le lascio appoggiate su una teglia e così via per tutte le mie alette di pollo. Ok, allora sono andata a disporle sulla teglia per il forno con sotto la carta da forno e gli ho aggiunto solamente un filino d'olio. Poi le infornerò a 200 gradi per circa un'oretta. Ok, allora ho lavato tutti i piatti nuovi, me li sono lavati a mano e poi dopo li asciugherò, cioè sono troppo belli. Io li amo, li adoro. Peccato che non ho una tovaglia adatta, però li volevo assolutamente usare stasera. Quindi come tovaglia uso questa qui, che è quella che si avvicina un pochino di più allo neanche allo stile, ma ai colori, insomma, un grigio, un po' neutro, perché bianca, bianca, bianca ce l'ho, però poi a lavarla se si sporca tutta, no, per carità. E quindi dovrò trovare una tovaglia magari sul dorato, non so, visto che adesso arriviamo anche sotto le feste di Natale, non ci starebbe male. E cioè, vediamo, ci devo pensare un po', ma la troverò sicuramente una tovaglia adatta da mettere con questi piatti. Per adesso la metto così, dai, non sta malissimo. E dopo li asciugo tutti. Ho in forno il pollo, Marek che piange in continuazione, ma le dentini. Ho il pollo in forno e tra poco faccio anche la lasagna. In più devo ancora asciugarmi i capelli perché li ho lavati, adesso me li vado ad asciugare, preparo la tavola, poi me li vado ad asciugare. Ok, allora con la perenne compagnia delle canzoncine cerco di asciugarmi questi capelli, anche perché sono un pochino in ritardo, mi devo muovere, devo ancora anche stendere e togliere la roba dell'asciugatrice e bla 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 bla. Adesso mi asciugo questi capelli e vi comunico che fra 2-3 settimane andrò a fare il colore nuovo e a tagliarli un po', penso che li spunterò, non so, comunque voglio fare un taglio decente e voglio schiarirli di nuovo. Voi direte, ma sei scema? Di nuovo, qui ti rifai la tinta sopra? No, questa volta no, questa volta andrà bene, questa volta me la sento, uscirà un lavoro come Dio comanda, me lo sento. E vediamo un po', anche perché ho i capelli bianchi, ebbene sì, io ho 30 anni, ho i capelli bianchi già da quando ne avevo 25, no, 26, e mi cominciano a spuntare. Io le tinte a casa sì, me le faccio, però no, io ho bisogno di un colore come si deve, ma ho bisogno di riavvivare sta faccia di e niente. Boh ragazzi, mi asciugo questi capelli e poi ci aggiorniamo più tardi. Allora, il pollo è pronto, alla fine l'ho tenuto 40 minuti e ha un aspetto meraviglioso. Deve essere croccantissimissimo, basta, non tocco più. E ok, adesso assemblo la lasagna e la inforno. Allora, per assemblare la lasagna, prima di tutto metto sulla teglia che andrò ad utilizzare uno strato di sugo, così, proprio leggero, per appoggiarci sopra i fogli in modo che non si attacchino alla teglia. E poi metterò i fogli di pasta, la besciamella e il sugo e così via ad alternare. Ok, questa è la lasagna completata. Adesso la coprirò con della carta stagnola e poi la infornerò per 20 minuti a 200 gradi, forno statico. Poi tolgo la carta stagnola e in teoria bisognerebbe aggiungergli del parmigiano. Il parmigiano a mio marito non piace, insomma, sempre le solite storie, quindi non ce lo metto proprio e pazienza. E piuttosto, per fargli fare una bella crosticina, ci metto della mozzarella per pizza sopra, che magari alcuni diranno che schifo nella lasagna, la mozzarella per pizza, però vi assicuro che a noi piace tantissimo, quindi al massimo faccio così. Ok, allora, oddio, sto coso è orribile, vabbè,
Allora, come aperitivo, alla fine non sono riuscita a fare le pizzettine, però farò le metterò due patatine, tanto va bene lo stesso. E con questi calici, che in realtà io non so se vanno bene per l'aperitivo, però li ho sempre utilizzati. Fatemi sapere, perché a me piacciono un sacco, cioè mi piace proprio tantissimo. Allora, cosa faccio? Con del limone glielo spargo sopra e poi lo immergo nello zucchero. Adesso vi faccio vedere. Così. E voilà, sembra innevato, è bellissimo. E poi vi andrò a mettere all'interno forno, all'interno il crodino con due cubetti di ghiaccio e una fettina di limone sopra. Allora, questo è per farvi vedere come viene il bicchiere. All'interno ci sono i due cubetti di ghiaccio, il crodino che arriva fin qui e il limone. Ecco qua, viene così. Questa è la tavola. Come vedete non sta malissimo. Mi piace abbastanza come rimane. Non è brutto l'effetto e ovviamente non è finito. Però guardate che carino. Adesso accendiamo anche la candela di Halloween, anche se non volevo proprio farlo centrare il tema Halloween, ma chi se ne frega. E mi piace un sacco, veramente un sacco. Ecco qui la lasagna finita, sembra una pizza, non vedo l'ora di mangiarla. E poi, papi saluta YouTube. Ciao YouTube. Marek, saluta mamma. Pizza. La pizza? No amore, la lasagna, guarda mami. Mangiamo pizza, molto. E questa è la tavola, mi piace un sacco come è venuta alla fine. Ti piace amore come è venuto il tavolo? Sì, bellissimo, ma questa l'hai smosso voi? No, già c'era. Come la smesso? Allora, ho appena scoperto che siamo arrivati a 10.000 e passa iscritti! Grazie, 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 grazie! Siamo arrivati a 10.000 e tre persone. Che bello, grazie di cuore, grazie mille. Amore, ringrazio YouTube che siamo arrivati a 10.000 iscritti. Grazie! Di grazie, amore. Grazie, grazie a tutto il mondo. Marek, siamo arrivati a 10.000! Yeah! Yeah, yeah! Allora, la serata finalmente è giunta al termine. Finalmente non perché non mi sono divertita, perché non è stata una bella serata, perché è stata una bellissima serata, ma perché sono stanca morta. Perché Marek è instancabile. Adesso sono le 11:30, lui ancora deve fare la ninna di là con suo papà e speriamo che si addormenti presto. E nulla ragazzi, adesso io chiudo qui il vlog dicendovi un paio di cose. Una, che vi invito a seguire il vlog di giovedì, che sarà uno speciale su Halloween dove faremo una festicciola, forse ve l'ho già detto, quindi non mi voglio soffermare troppo, non voglio essere ripetitiva. E in più, come al solito, se vi fa piacere, potete seguirmi anche su Instagram. Su Instagram sono Chiaretta Alfredo. E se mi seguirete su Instagram, sicuramente già il giorno di Halloween riuscirete a vedere qualcosina della festa. Mentre se mi seguite solo su YouTube perché non avete Instagram o perché semplicemente non mi volete seguire su Instagram, lo vedrete il giovedì, cioè il tempo di caricare il vlog. Io vi auguro un buon inizio settimana. E il cavallo di Marek. Vi auguro un buon inizio settimana, un buon lunedì, un buon risveglio e nulla. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Un'ultimissima cosa. Volevo assolutamente salutare una bimba che mi segue insieme alla sua mamma e si chiama Sofia. Ciao Sofia, Sofia ha 9 anni e la cosa che mi ha fatto davvero davvero emozionare, che mi ha raccontato ovviamente la sua mamma, è che Sofia ha chiamato il suo bambolotto preferito Marek. E questa cosa mi ha, non lo so, mi ha proprio colpita, mi ha fatto veramente quasi piangere, perché per qualcuno può sembrare una stupidaggine, ma per me non lo è assolutamente. Ma io mi sono emozionata, proprio, mi sono proprio emozionata. Qualcuno, vi ripeto, pensare che sia una stupidaggine
emozionarsi per queste cose, ma non lo è. Cioè, il pensiero che una bimba abbia voluto chiamare un bambolotto con il nome di mio figlio mi si riempie il cuore, perché io da piccola il mio bambolotto preferito l'avevo chiamato Fabio. Infatti mio figlio di secondo, cioè non nel secondo nome, Marek, si chiama Marek Fabio, che sarebbe un nome unico proprio. Cioè lui si chiama Marek Fabio come Maria Antonietta o Anna Maria, cioè lui si chiama Marek Fabio. E quindi è un nome, è il nome anche che ho voluto dare a mio figlio, ma io l'avevo chiamato così perché ero innamorata persa di mio zio, che si chiamava Fabio, dico si chiamava perché adesso mio zio non c'è più, e quindi l'avevo chiamato Fabio. E so cosa entra nella testa. Marek, se non facciamo casino, sono le 11 di sera, mamma. Scusate, vi dicevo, e so cosa entra nella testa di una bimba, no? Non lo so, quell'amore, quella cosa, quella gioia, quella... Vabbè, basta, mi sto dilungando troppo. E niente, Sofia, io ti mando un bacione. Anzi, adesso ti faccio salutare anche da Marek, aspetta. Marek, saluta Sofia. Di ciao, Sofia. Ciuciu. Ciuciu, saluta Sofia. Ciao, Sofia. Ciao. Ciuciu. E Ciuciu. Ciao, ragazze, vi mando un bacio grande. Adesso vado veramente a dormire. E alla prossima!